Mazzella ancora varo per gli Schesola Verde. Nell'ottava giornata del campionato di Lega Pro Unica, il Foggia vince 3-1 sull'Isola Verde. Nel primo tempo l'Ischia corre molto, triplica le energie, ma non si va oltre ad annullarsi a vicenda. A due minuti dal tè caldo, Gigliotti, con una punizione a lunga distanza, batte Mennella. Nella ripresa il Foggia raddoppia un Cavallaro che sfrutta l'ingenuità del retroguardia giallo-blu. Ingretolli riapre la gara, ma nel finire della partita Cavallaro al dischetto pone la parola game over alla partita. In eccellenza danno a far punto il Ralforio, che impatta Baia sul campo la Sibilla Bacoli. La gara finisce senza gol, ma gli isolani colgono due regni con Didato e Romano. Nel campionato di promozione il Florigium pareggia 1-1 nel San Vito Positano. Padrone di casa in vantaggio al 28esimo del primo tempo con l'attaccante Scherma. A pochi minuti dalla fine arriva il pari del San Vito con Porzio. Clamoroso quanto accade al Don Luigi di Iorio. Il Barano si porta sul 3-0 con la doppietta di Gianluca Saurino e la rete del centrocampista Andreozzi. Ma poi subisce una clamorosa rimonta ad opera del Propagani che vince 4-3. Contestata la direzione di gara da parte degli isolani. Nel calcio 5 inizia con una vittoria il cammino in C2 e la Virtus Ischia. I Porto Salvini battono 4-2 la Real San Giuseppe con i gol di Eroico, Dornesio, di Scala e De Simone. Nel basket turno di riposo per il Forio, mentre la cestistica Ischia alla prima giornata del campione di Serie D viene battuta in trasferta al Secondigliano per 74-56.